Dalle prime ore dell'alba è partita una vasta operazione della Procura della Repubblica di Torino che ha coordinato le indagini eseguite dalla Polizia Locale e dalla Squadra Mobile della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Tale operazione vede il coinvolgimento di decine di appartenenti al cult Maafite, sinora rimasto in una posizione più silente rispetto agli altri, già emersi alle cronache, ma non meno pericoloso, diffuso e potente degli altri. I provvedimenti restrittivi, fermi di indiziato di delitto, sono stati emessi dalla Procura di Torino in coordinamento con i provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura di Bologna, al fine di colpire l'intera associazione mafiosa dei Maafite operando nel centro-nord Italia. Tra i destinatari dei fermi, coloro che ricoprivano un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione criminale, coloro che decidevano le nuove iniziazioni, che gestivano la prostituzione, che mantenevano i rapporti di forza con le altre organizzazioni criminali, che gestivano lo spaccio di droga nelle piazze cittadine. Per eseguire provvedimenti restrittivi e le numerose perquisizioni sono stati impegnati complessivamente più di 300 uomini e donne della Polizia di Stato e della Polizia locale. Un'operazione che è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Torino in collaborazione, in stretta collaborazione con la distrettuale di Bologna ed eseguita da due forze di polizia nostra, la squadra mobile e la polizia municipale che hanno lavorato egregiamente. Non è la prima volta che la procura di Torino si occupa di mafie straniere, in particolare di mafia nigeriana. Noi siamo attentissimi ai fenomeni delle mafie autoctone e della loro nuova pervasività nell'ambito finanziario e economico, però non sottovalutiamo questi fenomeni nuovi, più recenti, di nuove mafie straniere che ricalcano nelle loro caratteristiche generali quelle che erano le caratteristiche delle mafie autoctone italiane un secolo fa. Esercitavano un potere su vari campi, sfruttamento della prostituzione, droga, estorsione. Offrivano protezione, ma poi a un certo punto rivendicavano anche di esercitare la protezione, quindi di farsi pagare il pizzo e di punire coloro che questa protezione non accettavano.